Parliamo del premio Ceravolo, perché sono venuto a Catanzaro proprio per ricevere un premio importante. Basta guardare l'Albo d'Oro, quindi sono preceduto da grandissimi tecnici, da grandissime personalità. Ho un grandissimo ricordo di Catanzaro perché ho esordito nel 78 a Catanzaro, quindi ci sono tante delle situazioni. Per quanto riguarda le convocazioni ne parleremo magari domani. Grazie. Mister, oggi riceve questo premio dedicato a un presidente mai dimenticato da questa piazza e soprattutto un esempio di lealtà e correttezza sportiva. Sì, lo dicevamo prima nel racconto, nei ricordi, che tanti giocatori avevano un po' di timore quando si veniva al sud a giocare, perché c'era sempre un modo di preparare partite diverse. A Catanzaro no, a Catanzaro c'era sempre un clima molto caldo, perché la tifoseria è sempre stata calda, ma di grandissima correttezza prima della partita e durante anche il trasferimento. Quindi abbiamo avuto un ottimo ricordo. Come lo vede il calcio calabrese oggi? La Regina naviga in brutte acque, il Crotone sogna la Serie A. L'importante è che uno sogni, perché è già qualcosa di importante. Ci sono dei ragazzi interessanti, hanno sempre contribuito al calcio nazionale con dei giocatori bravi. Io sono convinto che è solo un momento di impasse, ma il calcio è sempre stato importante per questa regione. I giocatori hanno vinto il campionato del mondo, quindi i giocatori che hanno dato un grande blasone alla maglia azzurra. L'etica, un valore di Ceravolo, ma anche lei non scherza. Ma noi pensiamo che ci voglia sempre un comportamento corretto, poi mettere d'accordo tutti è impossibile, ma la cosa più importante è che nessun giocatore si sta lamentando di questo nostro modo di essere. Grazie. Qualche giovane promessa calabrese da iniziare.